qualcosa in più, salutando in collegamento telefonico Luca Vittorini, agente intermediario, e che in questo caso può dire la sua, anche perché rappresenta tra gli altri uno dei calciatori più rappresentativi della Stella Rossa, forse probabilmente il più importante, se non altro il più pericoloso per il Napoli, Jonathan Cafu. Buongiorno avvocato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie avvocato per aver accettato. Grazie per essere intervenuto qui oggi ai nostri microfoni. Ci ascoltava poc'anzi, la Stella Rossa è riuscita finalmente a trovare la qualificazione, è capitata in un girone di ferro, ma sicuramente per il Napoli era il momento peggiore per andare al Maracanà, la prima partita, un'incognita per tutte praticamente. Sì, è abbastanza difficile giocare lì, soprattutto dal punto di vista ambientale, perché a Belgrado aspettavano da tanto la qualificazione. No, non sentiamo più l'avvocato Vittorini. Proviamo avvocato, ci senti? Sì, vi sento. Ecco, vi sento. Ok, perfetto. Se puoi riprendere il suo ragionamento, perché l'abbiamo persa quando ha detto è da tanto che aspettavano una partita del genere al Belgrado. Sì, tant'è vero che hanno venduto più di 50.000 biglietti al Maracanà lì a Belgrado. Tra l'altro l'impianto è uno dei peggiori in Europa, perché comunque i tifosi sono abbastanza caldi, i tifosi serbi lì. Ecco, Luca, per chiederle il valore tecnico della Sprena Svezda, perché abbiamo detto che Jonathan Cafu, il giocatore che rappresenta, è sicuramente il giocatore più pericoloso. 6 vittorie in 6 partite di campionato per lo Sprena Svezda in questo avvio di stagione mi sembra un biglietto da visita importante. Io ho visto la doppia sfida contro il Salisburgo, perché era anche forse tra le varie partite che c'erano quella più equilibrata, più dove c'era qualcosa da vedere anche in termini di giovani calciatori. Il livello dello Sprena Svezda non mi sembra un livello che rappresenti quello della vecchia Stella Rossa di Belgrado, tanto per intenderci. Stiamo parlando di una squadra che, al di là di Jonathan Cafu, adesso si è preso Marco Marin, però non ha delle grandissime individualità. No, però il Napoli non li deve sottovalutare, perché loro comunque sono una squadra molto compatta. Del resto, proprio arrivando in Champions, loro hanno preso Jonathan, hanno preso Marco Marin, che può fare anche lui l'esterno in un 4-2-3-1, o può giocare anche dietro la prima punta. È tornato Richmond, Boachi, ex Genoa e Sassuolo. Hanno anche Kristicic, che è un giocatore che conosce il campionato italiano avendo giocato nella Sampdoria. Loro, la fase offensiva secondo me è la fase migliore della squadra. Difensivamente devono migliorare, però comunque anche lì hanno cercato di prendere qualche giocatore che potesse rafforzarli in determinate posizioni. Ecco avvocato, la mia curiosità più che altro era nel capire quali sono stati gli umori lì a Belgrado dopo i sorteggi di Champions, perché qui a Napoli non è che l'hanno vissuti proprio bene bene questi sorteggi, non sono andati cioè la fortuna non è stata proprio dalla nostra parte, diciamo. Assolutamente, però loro erano da tanto tempo che non arrivavano ai gruppi, erano in quarta fascia, quindi sapevano comunque di dover capitare in qualche girone non semplice. Poi sono capitati nel girone peggiore secondo me, e quindi è un problema, però loro non lo vivono come un problema, anzi per loro è un piacere affrontare il Paris Saint Germain, affrontare il Liverpool, affrontare il Napoli. Tanto a sto punto con un girone di ferro tanto vale incontrare delle sfide evocative, esatto. Ti fai conoscere, ti fai vedere. Ecco, avvocato, per sul calciatore, magari possiamo parlare un profilo di Jonathan Cafu che io me lo ricordo, ha giocato anche in Bulgaria se non vado errato, ed è un calciatore che ha già avuto delle importanti esperienze di Champions. Sì. Lui tra l'altro noi 2 anni fa abbiamo avuto anche dei contatti con club anche inglesi di prima fascia che lo volevano, anche in Italia quest'anno qualche società l'ha chiesto. Il giocatore è un giocatore molto rapido e unisce anche una discreta tecnica, quindi sull'esterno qui potrebbe mettere in difficoltà o Isai o Mario Rui. Io penso che lui giocherà a sinistra comunque. Giocherà a sinistra, quindi sul lato di Isai. Sul lato di Isai. Avvocato, mi perdoni, ma da un po' d'accento, ma lei ha origini meridionali? Sì, sono napoletano. Ah, perfetto, fantastico. Quindi sarà una partita estremamente particolare. Da un lato Jonathan Cafu, dall'altro la sua squadra.
Sì, vabbè, io tra l'altro sono anche tifoso del Napoli. Ah. Okay. E andrà a Belgrado, ci sarà a Belgrado? No, non penso. Ah, ah. Però dopo la partita, mercoledì prossimo, ci risentiamo. Assolutamente, assolutamente. Perfetto. Sperando chiaramente che vinca il Napoli. Ecco, facciamo così, un bel 3-1 con gol di Jonathan Cafu e siamo tutti contenti. Così. La chiudiamo così. No. Sì, comunque ho detto, il Napoli non deve sottovalutare la sfida, assolutamente. Perfetto, grazie. Avvocato, grazie. Buona giornata a tutti, buon lavoro. Grazie. Grazie. Un saluto a Luca Vittorini, l'agente di Jonathan Cafu. Sì.